della tua immaginazione, forse. Probabilmente ora stai vagando attraverso un boschetto di ontani sul nord del Canada. E alla stregua di un maniaco mezzo congelato stai parlando da solo, con la neve fino alle ginocchia. Aiutami. Ciao, come state? Molto bene, bene come molto sempre. Bene. Sì. Molto bene. Sì, sì. Come vi chiamate? Ainu. Ainu. Che Ainu. Se ne dica, ci chiamiamo Ainu, che vuol dire asino in sardo. Oppure? Anche un popolo giapponese. Lui, dell'isola di Hokkaido. Dell'isola di Hokkaido. Ci sentiamo molto asino. Anche giapponesi. Da dove venite? Zena, Genova. 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 E che musica fa? Lui no, però. Lui è di Alassio. Lui è lo Jack Wilde di Alassio. Giorgio. Noi che musica facciamo? Post, cinematic, metal, sludge. Un po' sludge, un po' doom. Noise, garage. Tutto ciò che è post. Shoegaze. No, dai, sembra... No, ora stiamo scherzando, però è una roba strumentale. E molto grossa. Post rock, post metal, riffoni molto lenti. E quali sono i riferimenti musicali per questo progetto? Isis, forse ci ha messo d'accordo tutti. Mastodon, sì. E tutto ciò che è post. Sì, sì, sì. Ma anche un po' di post rock, ma tutta anche quella un po' parte di metal. Metal, sì. Sì. Insomma, tante influenze ci sono, però tutto abbastanza underground. Ci piace tanto ascoltare la musica e macinare tutto. Pensate che Genova, il posto da cui venite, Zena, abbia influenzato la musica che fate? Sicuramente sì. Come mai? Ma il disco in realtà è un concept che parte da cercare di utilizzare la parte delle immagini che noi viviamo tutti i giorni, il mare, il faro, tutto il disco in realtà prende riferimento da uno spunto cinematografico di un film che si chiama Lighthouse, e è un girato da Eggers. È un film, senza raccontarlo troppo, molto pittorico, con questi due personaggi che vivono su quest'isola con un faro. È partita da lì l'idea del progetto, cercare di utilizzare le immagini come riferimento per guidarci in una ricerca musicale. Noi che viviamo a Genova, il mare ce l'abbiamo sotto casa, abbiamo la possibilità di farci contaminare da tutta questa parte qua. Sì, diciamo che di solito Genova è l'immagine più usata, è quella del cantautorato romantico. Noi invece no. Sì, cioè siamo tutto bello, ma noi siamo attratti dalla profondità, no? E diciamo che anche Genova è una bella fucina di gruppi che da quando siamo ragazzini non vediamo l'ora di ascoltare e goderci davanti alla faccia, che hanno ovviamente influenzato la musica che poi siamo andati a fare noi. Poggio, che cosa ne pensa? Tu che sei di Alassio, che non è Genova. Genova ti ha influenzato. Un'ora e mezza da Genova. Anche lì. Niente, grazie Giorgio. Grazie. Posso tornare a vedere? Sì. Grazie. Cosa vi spinge a suonare? Suonare. Suonare, ascoltare, conoscere, vivere e respirare ogni singolo centimetro di ogni singola serata che andiamo a fare. Non solo suonata, ma anche organizzata. Sì. Per me, eh. Amen. Assolutamente. Beh, stare in situazioni, ad esempio, come questa, dove chi è dietro a un evento del genere è sicuramente spinto dalla passione come prima cosa. Poi, non essendoci mai stati, ti spingi nelle campagne e trovi un quadretto così apparecchiato perfettamente posto, sì, per fare tutto il casino del mondo. Cioè, la provincia quanto spara. È bello suonare. La provincia spara. Cos'è per voi la musica? Vita, respiro, quiete, una vibrazione vitale, morte e distruzione, un po' tutto. Non sapremo fare nient'altro. Esatto, sì. Voi fate questo come mestiere oppure avete magari altri mestieri? No, assolutamente no, nel senso che comunque non solo. Vivere di musica è complicatissimo in generale, in Italia tanto più, tutti quanti abbiamo un'altra professione, forse il più quasi musicista totalizzante è lui, perché è Bongiacco. Bongiacco. E che ha anche un altro progetto e di cui non faremo il nome. Di cui non faremo il nome. Quindi poi la prossima domanda sarà: qual è? Allora, qual è? Però no, no, non ancora. Non ancora, ma c'è da dire che diciamo che non sono solo i soldi la spinta per vivere di musica, secondo me. C'è anche tanta presa bene, tante facce felici dopo che organizzi barra suoni le cose fatte per bene. Quindi, se in un mondo perfetto non esistessero i soldi, sì, noi vivremmo di musica.
No, ripaga molto di più quello che sono i margini che me ne spendo al bar, no? Esatto. Con questo progetto avete altri dischi all'attivo? Primo disco, questo è il primo disco. Esce tra 6 giorni. Anche 26. Se ce l'abbiamo già. Ce l'abbiamo già fisico. 28, siamo qua 28 giugno. Per Sound Records. Lo presentiamo qua e adesso abbiamo un po' di date. Comunque sì, l'idea è far uscire presto della nuova musica. Questo è un disco che è stato registrato praticamente un anno fa. Da quando l'abbiamo registrato abbiamo già fatto 20, forse 30 date in giro per l'Italia. E anche con... tra l'altro un sacco di beni, situazioni molto belle. C'è voglia di farlo ascoltare e vedere un attimo la gente cosa ne pensa. Come vi siete incontrati come band? Come è venuto la cosa? Lo schifo ci unisce, direi. No, la musica. Io e lui suonavamo in un altro progetto, gruppo che... prima, di nome Nat. E vabbè, poi a concerti, organizzazioni, siamo amici, ambienti. Bene o male da 20 anni, direi. Il circuito underground genovese, poi alla fine finisce che ti conosci, perché le persone che ascoltano, che frequentano i concerti, che suonano spesso, sono le stesse. E qui torniamo a respirare musica. La voglia di fare delle cose, dei progetti nuovi c'è. E quindi di conseguenza poi finisci che ti metti assieme e fai le cose. Posso dire, la pandemia secondo me ha aiutato, perché c'è stato un momento di stallo nel quale ci siamo beccati, quindi poi noi tre, poi lui è un gradito ospite. Lui anche se fa finta di niente ormai è un animo a tutti gli effetti. Sì. Ha partecipato al disco e quando ci sei, Giorgio... C'è sempre, a quanto pare. C'è occasione di suonare. Giorgio è il quarto animo in realtà, ma lui non lo sa. È il pinguino del gruppo. Perché avete scelto questo nome? Allora, perché? Vai te, facciamo la versione vera o quella... tu vai con quella pittoresca. Abbiamo una denuncia in corso. È la tua specialità. No, in realtà cercavamo un nome che potesse essere un riferimento collegato al tema del mare, no? Gelso è sardo, io vado spesso in Sardegna e c'era un po' la volontà di raccontare il territorio di questa dicotomia che c'è fra il mare. Dicotomia. A caso proprio tra l'altro. Fra mare, montagna, terra, no? Queste cose qua, e la Sardegna, la Liguria lo raccontano in termini paesaggistici. Allora cercavamo un nome che potesse raccontare quella roba lì. E Ainu, asino, riferimento alla Sardegna, ma Ainu è anche un popolo giapponese, quindi isolani veri, autoctoni del Giappone, il popolo da cui nasce poi il Giappone. Tra l'altro, tra parentesi, anche un ricordo da bambino nel posto dove andavo al mare in Sardegna, di questi asini che vivevano in una grotta davanti a questo posto splendido, quindi per me il congiungimento tra terra incredibile e mare incredibile è sempre stato l'asino. Quindi quando è uscito, tra l'altro è uscito totalmente a caso perché cercavamo nomi di divinità sconosciute, è uscito questo Ainu, quindi asino, Sardegna, mare, figata. Il mare.
avviene il processo creativo che vi porta a creare un pezzo da zero? Suoniamo, ci vediamo in sala Sudore, che è un posto dove avvengono delle cose incredibili, degli eventi, delle cose incredibili. Si torna a respirare musica e schifo. C'è un collettivo che si chiama Wet Mary Production, che è stato fondato fondamentalmente da noi. Noi, beh, te sicuramente spingi tanto, è lo stesso posto dove suoniamo e ci vediamo. E di base sono dei lunghi riff portati a... Diciamo che o si arriva con un riff o sì, con un tempetto, e poi ci picchiamo come dei dannati per farcelo piacere perché e farlo suonare come diciamo noi. I pezzi sono mediamente lunghi, quindi magari... L'album ha 4 brani e dura 42-43, sì. Comunque di base, cioè alla vecchia, cioè ci vediamo in saletta. Comunque lo sentirete ampli, tutto stasera. Ampli, ci prodono le mani. Ampli, vino, convivio, bestemmie e musica. Non hanno testi. No. Utilizziamo degli speech. L'idea. Scusate, ma sono laureato in professionale. Vorrei che scrivessi la mia biografia. Gli speech tutto comici. Praticamente ci sono delle estrazioni dai film che hanno influenzato l'immaginario dei pezzi. Film, serie TV, siamo film, un po' drogati di un po' tutto. Sono campionati, li utilizziamo come testi vocali durante i brani. A parte in un pezzo, che ora stasera non è qua con noi, però sull'ultimo pezzo del disco canta Lily Refrain, che abbiamo avuto la fortuna di fare per la prima volta 2 settimane fa quel pezzo con lei che cantava, ed è una roba fuori dal mondo. Sì, è un disco che dove ci sono delle collaborazioni, anche il terzo pezzo ha registrato Fra, degli Ottone Pesante. Fra Bucci, Zobibor. Trombonista. Anche lui musicista. Sì, l'idea è comunque cercare di allargare, vuole Unire. Essere un progetto che nasce appunto un po' come la dimensione della sala Wet Mary, cioè cercare di mettere in contatto musicisti, e anche il progetto AIM, che poi è un po' l'origine di tutta questa roba qua, è così, cioè conoscere amici, persone che vogliono suonare, perché no, anche collaborare. Scambiare, unire puntini, che è un po' l'obiettivo della Wet Mary Production and Film. E questi testi di cosa parlano? I testi? Sì. Beh, in realtà il primo pezzo è fondamentalmente... Ci sono due maledizioni marine. Una maledizione marina, il secondo è invece un riferimento introspettivo in una parte del... Che è comunque all'interno The Lighthouse, questo film qua. Sì. Poi diciamo che la seconda parte del disco è più basata su spazio-tempo e comunque mare, però vissuto in un altro modo. All'interno di un pezzo c'è un estratto di questa serie televisiva che si chiama Devs, che è una roba a nostro avviso parecchio illuminante, di Garland, e invece nell'ultimo pezzo c'è un racconto molto personale di un ex marinaio e del suo approccio verso il mare e la navigazione in generale. Sì, alla fine col mare ci sono un sacco di storie, no? Intorno, perché è un... c'è un modo di raccontarlo sempre diverso, quindi cercavamo di interpretarlo. E dove prendete ispirazione per fare le canzoni da zero? Dalle sono immaginate. Tre braccia e da quello che ci piace, direi. Ma non abbiamo dei riferimenti, diciamo che tutto ciò che ci suona bene. Come dicevamo prima, il luogo stesso in cui abitiamo sicuramente ha dei fortissimi contrasti tra l'essere una città al nord grossa, però allo stesso tempo è molto un villaggione, perché comunque noi, poi quella è una storia antica, cioè il fatto che i Liguri avessero più contatto col mare che con il resto, perché era molto più facile, e quindi questa chiusura, tra virgolette, ci ha anche un po' difeso da essere forse influenzati da un certo tipo di essere, di cercare la moda, tra virgolette, anche nell'underground, che a volte altri luoghi magari vivono in quel modo lì. Poi anche l'ambiente un po', perché il nostro secondo me è un ambiente un po' diverso, costiero rispetto alla maggior parte dei posti di mare italiani, cioè sono scogli molto ostici, molto appuntiti, con davanti questo mare che il 90% delle volte è incazzato nero, quindi. Ed quella è un'immagine che sicuramente, c'è anche la copertina fatta da Tab che comunque rappresenta la tempesta, e il mare Ligure è sicuramente quando in inverno è incazzato, è un'immagine che tutti noi abbiamo visto. Poi non è mare, sicuramente ha influenzato. Ora esistono le sdraiette, ma
sugli scogli aspri ti ci voglio vedere a sederti guardando il mare. Palco, vi piace o vi terrorizza? Mamma mia. Palco? È la vita nel senso stretto del termine, per quanto mi riguarda. Qual è il posto in cui avete suonato che vi ha emozionato di più? Beh, io ne avrei due, se posso. Alla Corte dei Miracoli a Siena, io ci ho lasciato il cuore. Sì, ben concerto. Suoni belli, gente splendida, tutta gasatissima e concerto allucinante. E ci metto il Desert Fox. Sì, forse sì. Che è l'ultimo concerto che abbiamo fatto settimana scorsa. Sì, forse il concerto, tra virgolette, migliore per come abbiamo sentito invernale al chiuso. E due settimane fa? Due settimane fa, a Piacenza. Sì. Bellissimo, situazione splendida, gente allucinante. Che deve fare queste cose nella vita, secondo me. Ah, io ci metto anche la presentazione del disco in Burita, capito? Ah, sì, certo, sì, perché due settimane fa abbiamo presentato il disco a Genova, era per noi un momento anche un po' per presentare tutto quello che avevamo fatto ed è stato molto bello. Il gruppo di amici, c'era il suo gruppo, i Carcara, dove poi c'era il fare il buon Fra Bucci, si è riusciti a suonare, c'era lì. Suonare tutto il disco con tutte le persone completo, che hanno registrato, è stato molto bello. Suoni della Madonna, posto bello. Anche lì due o tre parole sul Burilda bisognerebbe spenderle, ma poi lo faremo. Che cosa non deve mai mancare ad un vostro concerto? La fica. Con questa, cioè, uomo, questo che dice che era laureato, è la fine, è lo stesso che ha detto che l'ha laureato. Sì, infatti abbiamo scelto un genere che esatto. Sì, che esatto, quello giusto. Ma, secondo me è fondamentale le orecchie, per quanto mi riguarda le orecchie e il pubblico. Per il resto poi possiamo suonare anche attaccati a quattro bastoni e due pistacci, che va bene uguale. Sì. Basta che siano gli ampli. Vabbè, sicuramente abbiamo bisogno di volume noi per fare quello che dobbiamo fare, abbiamo bisogno di tanto volume, questo sì. Importante l'aspetto puramente visivo, le visual, piuttosto che l'abbigliamento, piuttosto che abbigliamento, l'abbigliamento come puoi vedere, le visual durante il live, sì. Noi proiettiamo per tutto il live, quindi per i 40 minuti del set, delle visual che sono montate con l'idea di trasportare un po' l'ascoltatore dentro quello che è stato un po' l'immaginario che ci ha aiutato per comporre i pezzi. Ci sono parti di The Lighthouse, parti di Devs e altri canonici film con il mare come protagonista. Anzi, vorremmo lavorare prossimamente proprio sul creare forse un live da zero per musicare delle immagini, anche per avere una dimensione un po' diversa da con le azioni classico salienti, concerto. Nella partita Lecco Benfica. Esattamente. Che strumentazione portate sul palco? Ampli? Sì. Angolo nerd. Siamo nel momento nerd. Io lo lascio a loro. Se è pesante più ci piace. Ma se volessimo portare la nostra roba, io dico quello che idealmente porteremmo. Vabbè. Sì. No, che cosa portate adesso sul palco? Adesso sì, non era la nostra strumentazione, perché abbiamo una situazione tecnica, ho già visto, eccezionale. Sì. Però vabbè, di solito frutto della passione, anche della competenza tecnica. Il frutto della passione. Frutto della passione di chi organizza. Beh, però diciamo che siamo armati di tutto punto per... Il set è composto da due chitarre, lap steel, basso e batteria e synth più sample. Quindi questo è, diciamo, la strumentazione che suoniamo. Da un punto di vista tecnico... Voleva cadere nel nerdismo del modello. Nel modello... Che qua ce n'è. Ci aveva del nerdismo. Vai, spara a te che lo vuoi dire. Quante orange hai? Dai, io ho due orange, ma ne porto una sola perché già pesa tantissimo. Perché pesa ed è una mezza sega. Quando sarà... Perché è laureato. Quando sarà riparata Mesa Boogie 400 più. Esatto. Più 8 coni. Vai, Giorgio, vai. Randall Diavolo. Spara. Che uso però sul canale pulito con i vari pedalini.
poi una smitragliata di pedali. Io braccia, bacchette enormi, no, una batteria. La bellissima batteria che ha suonato. Che suona, sì, penso che sia la batteria di tutti i festival genovesi. Il suono più bello che sì, a Genova l'ha suonato. Mai sentito una cassa più bella della mia. Che batteria è? Davvero, una Drumcraft. Cassa da 24. Bacchette così, mazza da bene. Sprigolamenti nel sottopalla. Pedalini cosa usate? Ce ne sono tanti. Io ho una catena di... diciamo che nel nostro set un po' ci dividiamo anche le sonorità. Io faccio tutta la parte più shoegaze, quindi tutta la parte riverberi, delay, eccetera, più distorsori, dal fuzz war al BB, c'è una ricerca abbastanza... Io pedal disturbazione. Un overdrive cambiato da poco, dopo un Fulton ho preso un Netquaker. Bello quello prima. Devices. Quello prima aveva fatto tante estate, però quando suonava suonava. Si è anche mutato. Quando poi, suonava esattamente. Un compressore, un chorus, infine. E io un Marshall Gavnor e un Tube Screamer e un delay. Vorrei usarne molti meno, ma qua bisogna aprire un po'. Bisogna allargare. E come synth? Synth, c'ho il Microkorg, il Minilog in realtà, il Minilog XD e a volte vado e uso il Microkorg, però nel set di stasera c'è il Minilog XD. Avete già fatto dei tour in giro? Sì, sì, noi abbiamo avuto la fortuna di muoverci per una settimana con questo gruppo incredibile di nome Nios, finlandesi, duo, batteria, chitarra, totalmente autonomi, e abbiamo fatto 5-6 date con loro, tutte splendide. E come affrontate dal punto di vista energetico, cioè andare in giro, la gestione proprio dell'andare in giro, l'energia e tutto quanto? Viene tutto da sé, almeno per ora. Siamo abbastanza collaudati, nel senso che ci piace in realtà passare del tempo insieme. Ovvio che abbiamo un grandissimo problema con l'alcol, quindi stiamo cercando di risolverlo. Diciamo che siamo persone conviviali e quindi ogni possibilità di convivio è ben accetta. Ancora non ci siamo trovati in situazioni dove dire mio Dio dove stiamo andando a suonare o mio Dio che cosa succede. Diciamo che abbiamo sempre avuto la fortuna di essere stati accolti al meglio e di essere serviti e riveriti nel migliore dei modi. Qualche ritardo qua e là, però vabbè, quello è nella vita. Vabbè, proprio nella vita e nel cervello. Lockdown, durante questo periodo più fruttuoso degli Ainu in assoluto, abbiamo composto un disco. Ci siamo diventati gli Ainu. Nasce quel periodo lì. Sia come concerti che come... cioè non come concerti Ainu, ma come concerti in generale, perché questa Wet Mary Production e figlio, che se ne dica, anche se non si può dire, è nata proprio per un'esigenza di concerti in quel periodo, quindi abbiamo riportato la musica al sudore e ai buchi puzzolenti, ed è successo nel migliore dei modi, direi. Buchi puzzolenti cosa intendi? Ma con la sarsaletta, quindi. Come vi vedete tra 5 anni come gruppo? Morti. Io con più capelli. Beh, io speriamo come lui, almeno altri 2 dischi all'attivo e con un po' più di possibilità di girare anche oltre il nostro paese. Con un furgone che ha comprato lui. Sì. Più amplificatori. Più amplificatori, no, sempre più amplificatori. E le majorette probabilmente. Sì, sicuramente. Sì. No, io semplicemente con più musica. Nei prossimi 5 anni credo che ci sarà un ritorno all'analogico, nel senso del sudore, cioè ci si stuferà del virtuale e si ritornerà fortemente all'analogico. Speriamo. Io ci credo. Come vedete la scena musicale di Zena? Croccante, molto croccante. Ci sono un sacco di band, ma ne parlavamo in macchina quando venivamo qua, e ci sono un sacco di band con del potenziale, pochi che hanno la voglia di andare in giro a suonare fuori da Genova. Più che voglia il tempo, e anche l'attitudine a questa parte qua di viversi la musica. Ed è un peccato perché ci sono un sacco di ottimi musicisti, anche se le nuove generazioni tipo?
Come gruppi? Tipo sì. Sator, tipo Isaac, tipo Carcardon, tipo Ut, tipo Swear, o... Diciamo che la scena genovese è molto variegata. Cox Giro. È molto variegata, cioè non ci si focalizza tanto su un genere e basta. Diciamo che ci sono tante persone che apprezzano ogni tipo di sonorità e la esplorano. E poche possibilità di suonare in giro, anche perché secondo me non è tanto la possibilità poca, ma il fatto che la gente pensa di diventare ricco facendo una roba del genere, quindi perdi di attitudine, capito? Se la gente tornasse un po' di più alla radice, ovvero voglio suonare perché ci sballo, di gruppi a Genova che suonerebbero in giro per l'Europa ce ne sarebbero a proprio a manciate. Il problema è che l'attitudine nella testa delle persone in questo periodo di Instagram, Facebook, notorietà e voglia di guadagnare a tutti i costi sono tutti un bel po' frenati. E quali sono gli spazi principali in cui si suona a Genova? Borinda su tutti. Purtroppo sono pochi, Borinda su tutti. Se ne sono persi tanti, cioè c'è la Borinda, c'è la nostra sala, c'è la nostra sala, c'è il Trinità, che anche se è un pochino più di nicchia, come però anche lì è un bel palco, un bel modo. Ci sono tante situazioni DIY dalle nostre parti, nostra sala compresa. Ci sono fino a marzo, no, TDN è tornato. L'anno scorso c'era anche il cane, del quale io faccio parte, che comunque abbiamo dovuto chiudere lo spazio. C'è un Burida che accennavamo prima, ecco, che è uno spazio importantissimo, sia come sotto capienza, minaccia, ovviamente, come capienza che come, proprio come spazio di per sé. Che purtroppo, spero di no, ma i problemi sono sempre lo sgombero, levato quello, rimane per fortuna tutta una parte molto underground nella quale facciamo parte anche noi, organizziamo. C'è da dire che non è tanto gli spazi la cosa bella di Genova, ma le persone che si adoperano a organizzare situazioni. Cioè non è tanto lo spazio importante, ma ci sono tantissime situazioni itineranti in giro per la città che creano una riga di situazioni. Ci sono delle realtà, c'è lo spazio Lomellini, c'è pieno di situazioni belle, sì, c'è bisogna accettare, esatto. Poi ci si muove, drama, il cane, ci si muove in giro per la città in spazi diversi, perché ovviamente ora se non sei mainstream nessuno ti dà finanziamenti o nessuno ti dà la possibilità di fare nulla. Comunque è difficile, è indubbiamente difficile. È una passione. Secondo me è più semplice come città sta soffrendo la mancanza di spazi. Il pubblico secondo me ce l'ha, e ce l'ha tanto, l'ha dimostrato Burida l'altra volta. C'è voglia di andare, c'è voglia di ascoltare, voglia di vivere queste situazioni. Poi che ne dica il nostro sindaco o meno, Genova è una città molto che con un sacco di fermento da questo punto di vista. Del 2001 c'è stato un evento che ha traumatizzato la vita di molte persone nel mondo, io. Sì. Secondo voi il G8 e tutto ciò che è scaturito ha fatto anche ammalare e star male la scena musicale? Ma io credo che sia la scena musicale è stata una conseguenza. Il problema è che da quel giorno lì, secondo me, le istituzioni hanno messo un crocevia. Ovvero che bisognava andare verso la globalizzazione e tutto il resto era sedato con botte, manganelli e razzismo, perché si tratta di questo, né più né meno. Io credo che l'opportunità del dissesso che è stata espressa nel G8 non ne abbiamo avute altre successivamente. Genova è diventata rappresentativa forse di un movimento sociale giovanile che in quegli anni lì aveva un'espressione, aveva ancora forza. Negli anni è stato totalmente assuefatto, è annichilito da tutta l'era dei social, da tutto questo modo di drogarci di altri spazi virtuali. Secondo me è più la repressione fatta in quell'evento specifico lì
dove c'era praticamente tutta Italia e mezzo mondo a dire che verso quella direzione non volevamo andare. Però da un punto di vista musicale, nel modo in cui hanno represso questo, ci hanno fatto capire che tante attitudini non erano contemplate all'interno di un capitalismo sfrenato. Dal punto di vista musicale, secondo me Genova negli ultimi 20 anni, dal G8, dal 2001 che facevi riferimento, ha perso tanti spazi. Questa è stata la vera motivazione probabilmente che ha portato la musica underground a Genova a essere meno espressiva. Però da un punto di vista di persone, secondo me le persone hanno creato e hanno voglia di fare musica. Purtroppo però se la palestra è una sola, purtroppo non riesci a trovare il contesto dove poterla esprimere in questo momento. Diciamo che secondo me musicalmente, a livello di espressione, il G8 come rabbia e incazzo nelle persone ha dato tanto nella nostra città, sì, almeno. Però non ci sono. Però le istituzioni hanno fatto ben capire che se non c'è una fonte di guadagno alla base, sono cose che non possono essere neanche contemplate. Social, li usate, non li usate, li odiate? Come si fa? Male, ma li usiamo. Purtroppo tocca usarli quasi. Ti tocca. Non c'è una linea editoriale. C'è un bello dell'internet e un brutto dell'internet, secondo me. Ci sono ancora degli sbocchi dove si può andare in modo genuino e degli altri antri un pochino più oscuri dove non ci interfacciamo neanche noi, direi. No, è importante per una band comunque provare a raccontarsi anche sui social, perché comunque la visibilità è necessaria per cercare di far ascoltare la musica, ma è sempre un mezzo in realtà. Avete dei progetti futuri? Suonare a stecca. Stiamo scrivendo nuovo materiale e, come dicevamo prima, ci metteremo anche a lavorare con tempi, tra l'altro, nostri, ci piacerebbe molto sul musicare proprio, cioè fare il lavoro opposto, non a mettere delle immagini a sfondo dei nostri concerti, ma lavorare proprio da zero su musicare delle immagini. E ci piacerebbe molto anche coinvolgere in fase composizione il buon Boggio a tutti gli effetti, anche se fa il vergognosetto, però ci piacerebbe molto usare il suo metal ai fini Ainu. Volentieri, volentieri. Un po' di fango ci vuole. Volete lasciare i vostri riferimenti social? Beh, Ainu Band su Instagram e Facebook. E poi c'è un Bandcamp che anche lì è Ainu Band, dove per adesso trovate solo singolo Crono, ma dal 28 in poi ci sarà tutto. E anche Sub Sound Record, etichetta di Davide. Sub Sound Records, Narcotica, dove si possono preordinare per ora i dischi e primo omonimo nel mondo. E come etichetta avete Sub Sound Record? 28 giugno esce World Eminent. Imminente, che semmo, come siamo, si dice, lì, nostre li abbiamo già stasera. Tre artisti a testa che bisogna assolutamente conoscere. Però sono un po' fuori contesto, comunque per me sicuramente gli ZZ Top, i Mastodon e gli Entombed. Beh, bravo. Dico cose più recenti, la Jungle, Light e King Gizzard e The Lizard Wizard. Io Isis, Russian Circle e Deftones. Io non mi ripeto, anche perché ci sarebbero almeno una band a testa qua. Io ci metto sicuramente i Motorpsycho, ci metto sicuramente i Meshuggah e ci metto sicuramente gli Slayer. Molte grazie. Grazie a te. Ciao. Tutto bello, tutto giusto.